Buona domenica a tutti! Oggi sono pronto per prepararvi un piatto della tradizione contadina lombarda. Ecco la mia versione della cassola. Via! Amici, iniziamo questa ricetta. Acqua bollente sul fuoco, pochissimo sale e scottiamo le foglie più verdi della verza. Le freddiamo in acqua e ghiaccio e le mettiamo in frigorifero. Adesso, in una casseruola di ghisa dove cuoceremo la cassola, iniziamo a rosolare un po' di aromi e dopodiché mettiamo all'interno i verzini, le puntine di maiale e la cotica, carote, sedano e cipolla. Facciamo rosolare bene da tutte le parti e sfumiamo con il vino bianco. Tagliamo il cuore della verza che avevamo iniziato prima, l'aggiungiamo alla carne e alle verdure, copriamo con l'acqua, un pizzico di sale, chiudiamo e lasciamo cuocere 3 ore. Durante la cottura ogni tanto apriamo e con una schiumarola togliamo tutte le impurità. Sono trascorse più di 3 ore, la nostra cassola è perfetta, la lascio freddare, dopodiché copro col coperchio e la metto una notte in frigorifero. La mattina seguente non mi resterà che togliere tutto il grasso superficiale, che è quello che rende questo piatto pesante e a volte indigesto. Nella mia cassola non mi piace avere le ossa, quindi prendo le puntine e con le pinze mi aiuto scalcando la carne dall'osso. Adesso non mi resta che impiattare, aggiungiamo tutte le parti delle carni e anche le costine che abbiamo disossato. Le verze iniziali, quelle che abbiamo scottato all'inizio della ricetta, le ributto appena appena a scaldare nel brodo e dopodiché chiudo con della salsa di pomodoro frullata al mixer e un filo d'olio. Assaggio! Mamma, che spettacolo, amici! Alla prossima!